Roma, ottobre 2015. 13 ragazzi tra i 7 e i 14 anni provenienti dal quartier di Tor Bella Monaca approdano al campo pratica del Garden Golf University a Tor Vergata per iniziare un corso di golf. Una volta a settimana dopo la scuola, i ragazzi per 3 mesi saranno accompagnati dai nostri autisti e dal nostro coordinatore per apprendere i rudimenti di questo bellissimo e nobile sport sotto la guida di Fabrizio e Rolf, istruttori federali. È il progetto pilota, appena conclusosi, che Sport Senza Frontiere ha messo in pista in collaborazione con la Federazione Italiana Golf, l'Istituto per il Credito Sportivo e l'Università di Tor Vergata. Un successo, a quanto ne dicono i diretti interessati. Bello, mi diverte, mi rilasso. Mi piace tirare la palla con il ferro. Mi sento più rilassato, tranquillo, calmo. Bello, divertente. E lo vedevo in TV, però a vederlo non mi piaceva. Però piano piano, praticandolo, mi è cominciato a piacere. Il risultato è stato fantastico. E la cosa che mi ha impressionato è che proprio venendo appunto da posti che veramente il golf non è il loro sport principale, è stato così assimilato in breve tempo. E non c'è solo l'aspetto sportivo. Molte ricerche hanno evidenziato quanto sia sano questo sport e come, insegnato fin dall'infanzia, possa contrastare l'obesità e migliorare le capacità matematiche. È uno sport più tecnico di molti altri. E serve lo studio, proprio lo studio, come quei ragazzi che vanno a scuola e studiano, quelli che fanno l'esperimento chimico e devono rilevare, e qui fanno un esperimento che è meccanico. La mano sinistra un po' girata, col pollice dritto. Poi impiegato il ginocchio. Palla sinistra su, pollici dritti, appiccicati. Tempo fermo e la testa giù. Poi guardo fisso sulla palla, giri. Oggi, finito il progetto pilota, tutti si augurano che l'esperienza prosegua. Sono assolutamente fiducioso che questo progetto continuerà e lo spero molto, perché vedo che stare qui in questo ambiente, in mezzo alla natura, e all'aria aperta, gli fa bene, loro imparano anche a stare insieme, cosa che non è scontata, non è affatto facile, imparano a rispettare le regole e soprattutto a concentrarsi. Questo è uno dei modi per poter avvicinare i bambini a questo sport. La nostra è stata una sfida proprio per questo. Non so quanti pensavano che potessimo riuscire a creare questo progetto in un quadrante di Roma che, insomma, indubbiamente è un pochino problematico. Con un occhio al 2022, chissà che per la Ryder Cup non esca un campioncino. È una bella cosa di giocare a golf. E quindi tu vuoi continuare? Sì, anche da grande.